I giganti della nautica approdano in Toscana e fanno di Viareggio la loro capitale internazionale con il Versilia Yachting Rendezvous, taglio del nastro in Darsena per la prima edizione dell'evento, sostenuto anche con un finanziamento della Regione Toscana che, con i suoi 110.000 metri quadrati di spazi espositivi, gli oltre 100 espositori da tutto il mondo e i 70 grandi yacht in mostra, per il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è destinato a diventare un punto di riferimento della nautica di alta gamma, e questo anche grazie al protocollo triennale siglato a Villa Paolina dallo stesso Rossi, dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e dal presidente del distretto regionale per nautica e portualità Vincenzo Poerio, che garantirà la crescita della manifestazione a beneficio dell'economia del comparto nautico e di tutto il territorio. La capacità di esporsi poi si riverbera sull'attività produttiva, come è noto, sulla conoscenza di questi posti e quindi anche sul turismo, e questo mi sembra importantissimo per Viareggio e per tutta la costa. Il settore della costruzione degli yacht e delle navi di lusso è in ripresa dopo anni di crisi e solo a Viareggio contribuisce per il 25% al fatturato mondiale, e questo grazie anche all'Unione tutta Toscana di abilità manifatturiera, ricerca e tecnologia. Un superyacht ha una somma di competenze che nessuno di noi si immagina. Si parla di 60-70 settori diversi che vanno a far sintesi nella costruzione di uno yacht. Ecco. Questa è la Toscana, questa è Viareggio, questa è la Darsena rinnovata che racconta al mondo le nostre capacità. Capacità che fanno tutt'uno con quella del territorio di accogliere visitatori ed espositori e che, ha detto il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, proiettano verso il futuro il Versilia Yachting Rendezvous. Non si poteva che ripartire dal mare per rilanciare la città. Questo è un evento internazionale che mostra al mondo non solo le barche bellissime e straordinarie, ma mostra al mondo soprattutto che queste barche si costruiscono a Viareggio. Dopo il varo, ora per il Versilia Yachting Rendezvous è il momento di prendere il largo.